È appena iniziato il Prime Day di 48 ore, ragazzi. Offerte imperdibili per chi di voi ha qualche acquisto in sospeso oppure semplicemente vuole fare l'affare dell'anno. Allora, step 1. Devi avere un account Amazon Prime. Puoi averlo gratis per 30 giorni, giusto ciò che serve per usufruire del Prime Day. Allora, clicca sul link in descrizione e attiva subito il tuo account. Ma quanto costa poi restare cliente Amazon Prime? 36 euro l'anno, ma ci sono dei servizi inclusi di cui ti parlo in questo video, qua in alto a destra. Step 2. Non perderti le offerte più valide. Ecco alcune delle offerte che ho trovato più vantaggiose, ora ve ne parlo. Partiremo dalle più costose fino alle più economiche. Chiaramente tutti i link saranno in descrizione, ma siate veloci perché è tutto momentaneo e soggetto a scorte limitate. Step 3. Non posso fare video continui per 48 ore per segnalarvi tutte le offerte, perciò le più succulente ve le segnalo sul mio canale Telegram. Assicuratevi di seguirlo, link in descrizione. Allora, iniziamo subito con iPhone XS Max a 1179 anziché 1289. Niente male, vi metto il link del mio unboxing qui in alto. Sempre restando in tema Apple, abbiamo iPhone XR, sempre da 64 GB, anziché 889 € a 705. Potete vedere il video in cui ne parlo qui in alto a destra. Il prezzo non è niente male. Per portarvi a casa invece Alexa, fornita di display risparmiando 40 €, ecco Amazon Echo Show. Lo potete comprare adesso a 189 €. Niente male. Volete un altro po' di domotica? Ok, ecco il videocitofono Full HD Wi-Fi di Ring. Ci permette di vedere dallo smartphone che ci sta suonando il campanello e non solo, niente male, compatibile con Alexa. Da 200 € scontatissimo 139. E per gli amanti delle letture estive? Eccolo qua, Kindle Paperwhite, resistente all'acqua ovviamente, non più a 130 € ma 94,99. Non male pure questo, magari ve lo volete regalare alla mamma, secondo me le piacerà. Torniamo a parlare di Apple perché qui abbiamo un Magic Mouse 2, colorazione bianca, non nera, a 68 € anziché 85. Ma io quasi quasi ne prenderei uno per il mio iPad Pro, ora che con iPadOS sarà possibile abbinarlo. Se non avete visto il mio video in cui parlo di iPadOS, eccolo qua su in alto a destra. E poi Fire TV Stick, 24,99 € anziché 40, secondo me non è male per rendere ancora più smart la nostra TV di casa. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e restiamo sintonizzati su Telegram per le offerte delle prossime ore. Tutti i link in descrizione. Ciao, a presto!